madre è una donna fantastica, ha dedicato tempo, sofferenze, pianto, ci ha sopportato anche quando avevamo difficoltà e si faceva in quattro, a volte magari non dormiva neanche la notte. Sicuramente anche noi oggi, noi figli, faremo la nostra parte nei tuoi confronti, dato che tu hai bisogno di noi. Prima eravamo noi che avevamo bisogno di te e noi ti saremo sempre vicini. E per questo motivo noi ti abbiamo omaggiato dei fiori che ora ti verranno consegnati dai tuoi figli. Ma anche un grande onore essere oggi qui per festeggiare insieme il 50° anniversario dell'attività della nostra azienda. Faccio parte della CC Brass da 39 anni, in cui ho visto molti miei colleghi andare in pensione e molti altri giovani affiancarsi. Ma in tutti questi anni posso dire a voce alta che abbiamo sempre lavorato con impegno e costanza per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un pensiero speciale vorrei rivolgerlo ad una persona che ho avuto l'onore di conoscere, fondatore di questa azienda, Domenico Parisi, venuto a mancare qualche anno fa, uomo di carattere, sempre presente, serio e professionale, che ha reso grande questa azienda per poi tramandarla ai propri figli che con grande impegno hanno proseguito il suo lavoro. A tal proposito vorrei ricordare anche il figlio Orazio Parisi, venuto improvvisamente a mancare molti anni fa, che è stata una figura fondamentale per l'azienda. Esprimo quindi a nome mio e di tutti i miei colleghi il più sentito e sincero ringraziamento per i nostri datori di lavoro che hanno sempre dimostrato grande rispetto per i loro dipendenti e che hanno determinato il successo di questa grande azienda che per tutti noi è una grande famiglia. Grazie, grazie anche alla collaborazione della moglie. Innanzitutto ringrazio il gruppo Heidi e la figura di Claudio Zanchi e il suo socio Ivano Stocco che sono presenti con noi e non potevano venire, e sicuramente un grosso applauso spetta anche a loro. Un altro gruppo che voglio ringraziare perché fa parte anche della crescita della CC Grassi, il gruppo Trajan. Ringrazio Stefan, ma ringrazio la signora Astrid. Ringrazio tutti i presenti che sono intervenuti alla mia festa, alla festa della mia famiglia, alla festa dell'azienda che rappresento. I miei ringraziamenti vanno ai miei dipendenti, perché grazie a loro siamo noi anche qui, ai collaboratori esterni, ai vari fornitori e clienti che credono in noi. Mi sento di ringraziare per conto della CC Grassi la ditta Quantorelli, che gli rompo le palle, scusate, anche la notte. La ditta Ferrosuddu, due ragazzi fantastici. La ditta Luvarà, le sorelle che sono andate via purtroppo in gamba. Trasporti Puglisi, Sicali Orazio, Sicali Benedetto, che mi cambiano le ruote della macchina, dei camion. La ditta Parinello, che mi sistema tutto ciò che ho guasto. La ditta di pulizia Ferlito, fino a stamattina mi hanno seguito fino alle 10 per fare le pulizie. La ditta Mangano, che non ci fa mancare l'acqua. La ditta Lentini, che ci sistema sempre le cabine elettriche.
lo studio a San Filippo, lo studio a Trincale, l'ingegnere Savarino, il nostro caro e amico ingegner Pavone. Inoltre ringrazio anche la famiglia odierna per il grande lavoro svolto sino a ieri sera. Vi ho fatti lavorare sopra. La ditta Agricarni Tech nella figura di Fabio Santini, lo studio di analisi Catara, un grande uomo, un grande amico e per giunta un mio professore di infanzia, il nostro collegio sindacale nella figura del dottore Di Salvatore, dottore Tomasello, più il nostro storico consulente che collabora con la Sici Grassi ormai quasi dalla nascita, ragioniere Di Benedetto Giovanni. Viva la Sici Grassi! Ora vi parlo del mio viaggio dentro la Sici Grassi. Tante volte le persone mi dicono: siete stati molto fortunati, questo era il vostro destino. La mia risposta è: stronzate. Il nostro destino o il nostro futuro dipende in larga misura da noi. Ce lo disegniamo noi. Il Padre Eterno ci ha creato con il nostro libero arbitrio. Vi spiego com'è nata la Sici Grassi. Mio padre Domenico Parisi, tutti quanti lo chiamavano con affetto Uzzu Pippo, è nato nel giorno 9 del febbraio del 28 ed è venuto a mancare all'età di 86 anni. Lavorava in prevalenza con il padre e con i fratelli nel macello e nella macelleria di famiglia. Lui costituisce una società con il fratello Dino. Purtroppo anche questo fratello viene a mancare troppo giovane e mio padre rimane solo. Però mio padre non si arrende, il suo sogno resta e lo cavalca con vigore. Chiede aiuto al cognato Raineri Salvatore, detto Uzzuturi, me lo ricordo con affetto, il quale riesce a fargli dare dal comune di Catania il terreno in cui oggi ci troviamo. Il suo fuoco, il suo entusiasmo lo porta a lavorare con la ditta Annunziata di Frosinone, che produceva sapone dal grasso che mio padre gli portava. Un responsabile della ditta Annunziata, vedendo il suo entusiasmo, diventa un impianto dismesso di colatura. Per mio padre è il suo primo successo ed era felicissimo di aver conquistato questo primo obiettivo. Perché adesso, invece di fondere il grasso nei pentoloni di rame, aveva un'autoclave e i suoi sogni iniziano a diventare realtà. Questo lavoro personalmente a me non piaceva. Una mattina del 1971 a Spilimbergo, mi trovo in provincia di Pordenone, alle ore 7:30 in caserma mi vengono a chiamare e mi dicono: guarda che c'è tuo padre giù, per cui hai oggi un giorno di vacanza. Mio padre, dove pensate che mi porta? Mi porta nella zona di Venezia a visitare un'azienda di colatura, la grande azienda Salgai. Lì rimasi impressionato. Mio padre mi dice: noi possiamo diventare questa realtà. Da quel momento iniziai a stare accanto a lui e a mio fratello Orazio e ci siamo incamminati in questo percorso. Da quel momento la Sici Grassi inizia a costruirsi il suo futuro, il suo destino, incomincia a farsi un nome, incomincia a avere un peso nel suo settore. In questo sogno subentra pure a questo punto mia sorella Liliana e la crescita continua. Purtroppo mio fratello Orazio viene a mancare troppo presto. La Sici Grassi ha lavorato con passione, amando il lavoro che fa, e ha cercato di raggiungere nuovi obiettivi e non ha lavorato solo per soldi. Anzi, la forza lavoro iniziale era di 5 persone, compresi i figli. Oggi siamo 40 persone. Io dico loro, a tutti coloro che collaborano, i miei dipendenti,
rispetta il lavoro che stai facendo e fallo rispettare anche se è sporco. Non svenderti, costruisci il tuo futuro insieme a noi. Cerca di distinguerti dagli altri. Negli ultimi anni i progressi sono stati molto più veloci perché la tecnologia l'abbiamo messa dentro il nostro lavoro, nel rispetto dell'ambiente, dell'ecosistema, e tutto questo ci sta portando lontano. Io negli ultimi anni ho fatto questo motto dentro di me che mi ha aiutato molto. Se vuoi cose che gli altri non hanno, devi essere disposto a fare cose che gli altri non fanno. Per cui concludo. Se io, la mia famiglia e tutti coloro che collaborano e lavorano con la Sicily Grassi siamo qui a festeggiare il 50° anniversario della Sicily Grassi, non è puro destino, ma sono strozzate, ma è perché ci abbiamo creduto, lo abbiamo sognato, lo abbiamo voluto e perché ci siamo adattati ai tempi usando la tecnologia, a volte facendo immensi sacrifici. Abbiamo lavorato di domenica, la notte, per le festività pasquali, Natale, senza che nessuno ha obiettato. Tutto questo lo abbiamo fatto nel rispetto dell'ambiente e del sistema ecologico del nostro mondo che il Padre Eterno ci ha donato. E io per questo ringrazio tutti. Adesso io voglio concludere e voglio ricordare con affetto e amicizia fraterna il primo dipendente della Sicily Grassi, Luciano Russo. Luciano Russo non era un dipendente, era un fratello, un amico. Quando si doveva lavorare a tempo pieno, anche facendo straordinari, mai mi diceva di no. Ci si insultava, ci si scherzava, abbiamo fatto di tutto, però lui mi rispettava e io lo rispettavo. Per cui, anche se è venuto a mancare, io oggi voglio fare un omaggio floreale alla moglie, che tramite mio nipote Giorgio Ruben gli voglio donare un omaggio floreale.